tre amici che scelgono di produrre Bottarga nel posto più freddo della Terra, un critico gastronomico di mezz'età che gira il mondo alla scoperta dei piatti di ogni continente, tre istantanee sulla vita in comunità nel centro Italia, un anno dopo il sisma che nel 2016 colpì il cuore del bel paese. Racconti di vita, volti di integrazione e di tradizioni antiche, con il cibo che sa essere insieme, amore e sofferenza. Sono 20 le storie raccontate nei cortometraggi finalisti di Movimce, il primo cinefestival italiano dedicato alla biodiversità del cibo e delle culture, a Napoli Est dal 19 al 27 ottobre. Al corto vincitore verrà attribuito un premio in denaro di 1000 euro. I giurati incoroneranno il regista under 35 vincitore di Movimce 2018 sabato 27 ottobre, durante la serata finale del festival, al termine di una settimana di eventi tutti gratuiti collaterali al concorso. Dal 19 al 27 ottobre si terrà appunto la seconda edizione del Festival Movimce, che è un cinefestival dedicato alla biodiversità del cibo e delle culture. Quindi ci sarà naturalmente tanto cinema, film internazionali e cortometraggi che sono stati selezionati dalla direzione del festival dopo che è stato indetto un concorso per giovani registi italiani con meno di 35 anni. E i 20 finalisti saranno proiettati pubblicamente insieme a film internazionali che appunto si occupano di cibo, inteso però come strumento per parlare di impatto ambientale, di impatto sulle persone che producono il nostro cibo e quindi su quanto le nostre scelte alimentari possano influenzare il contesto in cui viviamo. Oltre però al cinema, organizzeremo una serie di eventi collaterali che precederanno le tre giornate di proiezioni che si tengono al Napoli Est Teatro. Questi eventi collaterali andranno da spettacoli teatrali a un cineconcerto fino ad arrivare a corsi di cucina multietnica e show cooking. Saranno due giornate di formazione per i ragazzi delle scuole superiori del territorio che saranno quindi guidati nell'analisi dei cortometraggi e sceglieranno poi uno dei cortometraggi in concorso a cui attribuire un loro premio. E inoltre nella struttura, il NEST fa parte di un centro più ampio che è Arte 33 e quindi nella struttura superiore durante la giornata dei festival in contemporanea alle attività per le scuole si avrà anche una masterclass di cinema breve rivolta invece ai giovani da 18 ai 35 anni appassionati di cinema e diretta da Giuseppe Marco Albano che è un pluripremiato autore di cortometraggi e che appunto faranno delle lezioni teoriche la mattina mentre il pomeriggio guarderanno insieme al regista i cortometraggi e anche loro attribuiranno un premio.